Si conclude il 2021 ed è giusto così tracciare un bilancio dell'attività amministrativa del comune di Palagiano. Siamo con il sindaco, il primo cittadino, l'avvocato Domiziano Lasigna. Allora, sindaco, così in maniera sintetica, quali sono stati i punti, diciamo così, di maggiore incidenza dell'azione amministrativa nei confronti della comunità palagianese? Beh, direi prevalentemente opere pubbliche. Abbiamo cercato di realizzare, di investire, di intercettare finanziamenti, peraltro alcuni non ancora realizzati, quindi sostanziati sul territorio, per rigenerare proprio il paese dal punto di vista strutturale. Avevamo bisogno di un paese nuovo, una visione nuova che partisse dalle strutture, dall'urbanistica locale. Abbiamo cercato di mettere sui tavoli progetti che riguardino prevalentemente la mobilità sostenibile, che ricolleghino una serie di punti nevralgici del nostro comune, dal palazzetto dello sport allo stadio, al teatro, al corso principale, la piazza, con le cosiddette piazzette narranti, che rientra come progetto all'interno di questa ottica. Abbiamo investito molto anche sulle attività sociali, soprattutto in questi anni, sono stati anni, ormai ci accingiamo a concludere il nostro quinquennio di esperienza amministrativa, sono stati anni tragicamente segnati per certi versi dall'esperienza pandemica e quindi inevitabilmente abbiamo dovuto finanziare opere importanti dai buoni spesa all'assistenza, alla spesa sospesa, ad una serie di servizi per i quali chiaramente ringrazio sempre e costantemente per esempio le associazioni di protezione civile che hanno dato una grande mano a livello di... Questa interazione tra istituzione comune e terzo settore. Fondamentale in questi anni, è stata una delle esperienze più importanti, più pregnanti di questi anni, è stata sì una collaborazione essenziale. Abbiamo poi pensato a quello che potrà essere Palagiano domani rispetto ad una serie di progetti, per esempio abbiamo messo su carta il progetto del Parco della Musica all'interno della zona di Parete Pinto, una vecchia stazione romana di scambio di mobilità a cavallo, e lì verrà un parco, il Parco della Musica, che dovrà diventare un punto di riferimento del territorio. Insomma, si sta lavorando a rigenerare ad esempio il cimitero storico, che è stato abbandonato per molti anni, oggi è oggetto di un progetto importante, partendo dal portale storico, dall'ingresso monumentale, sino alla costruzione di nuove strutture, di loculi, di colombari. Ecco, si sta cercando di rimettere a posto situazioni, abbiamo cercato di rimettere a posto situazioni che erano un po' critiche nella nostra comunità. E poi cancrenite negli anni. Cancrenite negli anni e che raccontavano in qualche modo anni di, non voglio dire abbandono, disinteresse, anni di distrazione, ecco, la metterei su questi termini. E rimane essenziale anche l'analisi dei bilanci. Noi siamo partiti con una situazione economica disastrosa, oggi possiamo consegnare alla comunità... I conti sani. Un ente con conti sani, con avanzi, con economie che vengono ripetutamente destinate alle attività comunali. Abbiamo voluto guardare essenzialmente alla nostra comunità per fasce di età, partendo dai nostri bambini con i nuovi parchi giochi, con i nuovi spazi, compresa questa piazza destinata ai nostri piccoli cittadini. Ecco, per concludere, l'augurio che rivolge alla comunità di Palagiano per il 2022. L'augurio è di vivere feste serene, di vivere giorni di gioia, di serenità, cercando di continuare in questo percorso di maturazione e di consapevolezza, perché credo che si è buoni cittadini nella misura in cui si è consapevoli di esserlo e soprattutto si è consapevoli del ruolo che il cittadino, anche il più semplice cittadino di una comunità, può assolvere per il bene della propria città. Auguri per un radioso 2022 a lei e a Palagiano. Auguri a voi tutti, grazie e auguri ai nostri telespettatori. Una soddisfazione certamente per il comune di Palagiano, parliamo tanto di ecocompatibilità, ecosostenibilità
e il comune di Palagiano è risultato uno dei comuni più ricicloni, diciamo tra il 65 e il 70%, 69 più o meno, insomma siamo in tra queste percentuali, un risultato che certamente testimonia lo sforzo dell'amministrazione in questo senso, ma anche il senso di responsabilità dei cittadini. Sindaco Lasigna certamente è soddisfatto di questo risultato. Soddisfatto, anche se possiamo ancora continuare e ancora migliorare sia come risultati sia poi come proprio effetti visivi all'interno della città. Certo, rientrare e ricevere il premio dei comuni ricicloni è un motivo di soddisfazione per l'amministrazione, ma per la comunità, perché poi sono gli effetti dell'impegno dei nostri cittadini che hanno imparato a differenziare e a conferire nella maniera più giusta e più opportuna, tanto da portare il dato che si aggirava intorno al 43-45% di qualche anno fa e arrivare quasi al 70% di oggi, quindi un salto in 5 anni straordinario. E per il terzo anno riceviamo il premio, quest'anno per la prima volta in questi ultimi 3 anni questo è il primo premio come comuni ricicloni, cioè aver superato il 65% di differenziata, quindi un grazie alla mia comunità che continua a permetterci di come dire, essere presenti nei momenti e nei luoghi che contano. L'analisi, l'approfondimento sull'attività amministrativa realizzata dal Comune di Palagiano nel 2021, assessorato per assessorato. Siamo con Rocco Ottomaniello che è vice sindaco, nonché titolare delle deleghe alla gestione dei rifiuti, alla polizia municipale e al contenzioso. Ecco, facciamo un po' per sommi capi il bilancio, il sunto di questo 2021. Buongiorno, grazie Luigi. Allora, 2021 che si chiude con un bilancio del tutto positivo nonostante l'annata dettata anche dai tempi del Covid. Siamo dovuti andare necessariamente un po' più a rilento, ma tuttavia quest'anno Palagiano chiude il 2021 con, per esempio, faccio rispetto al ciclo dei rifiuti, un comune che è diventato comune riciclone. Quest'anno per il primo anno Palagiano infatti ha ricevuto il premio dal Legambiente Puglia in quanto divenuto comune riciclone. Abbiamo superato la soglia del 65% della differenziata, già abbondantemente. L'anno prossimo probabilmente ci stazioneremo intorno al 70%, quindi rispetto a questo lavoro fatto nel comune di Palagiano sul ciclo rifiuti è un bilancio estremamente positivo. Grazie a tutta l'amministrazione, è sempre un lavoro di squadra, il sindaco che è sempre una guida, ma i cittadini che vogliono rispondere anche in maniera civile e moderna a determinate istanze della comunità. Si conclude il 2021 ed è tempo di bilanci. Stiamo cercando di analizzare così l'attività amministrativa del comune di Palagiano con riferimento ai vari assessorati che hanno appunto realizzato, no, diciamo, l'opera magna complessiva dell'attività amministrativa in toto. E siamo con Marco Orsini che è il detentore appunto della delega assessorile ai lavori pubblici e all'urbanistica. Allora, assessore, così in maniera sintetica per sommi capi, quali sono stati i punti di maggiore importanza che sono stati, come dire, affrontati e realizzati in questo 2021? È stato un anno importante, un anno nel quale abbiamo anche iniziato a raccogliere alcuni dei frutti del lavoro di questi 4 anni. Abbiamo inaugurato 5 piazzette del ciclo delle piazzette narranti, stiamo per avviare i lavori per la riqualificazione di via San Domenico con la prima pista ciclabile nel nostro paese, che inizia a realizzare il piano urbano della mobilità sostenibile che abbiamo appunto votato negli anni passati. È stato un anno dedicato anche all'avvio dei lavori per il piano urbanistico generale, un'opera, un documento di importanza fondamentale per il nostro comune, per il nostro paese. Abbiamo
voluto riqualificare e lavorare sulla rigenerazione dei nostri quartieri, migliorando gli spazi a verde, aumentando le dotazioni sportive, migliorando gli spazi dedicati ai bambini con l'installazione di nuovi playground, di nuovi spazi per il gioco. Un'attività che ha provato a dare risposte a tutte le fasce di età e a tutti i cittadini nel modo più ampio possibile. Abbiamo anche avuto diverse buone notizie rispetto all'intercettazione di finanziamenti sia a livello regionale sia a livello nazionale. Infatti abbiamo portato a casa importanti finanziamenti per il rifacimento di strade, per la sistemazione degli asili comunali, delle palestre comunali, somme importanti che ci permetteranno di rigenerare anche spazi pubblici e edifici comunali. Stiamo anche per completare i lavori di sistemazione della casa comunale, finalmente una casa accessibile a tutti, anche ai portatori di handicap. Stiamo cercando di fare un po' il punto delle attività amministrative del comune di Palagiano, andando così ad analizzare queste attività settore per settore, assessorato per assessorato. Siamo con il dottor Mimmo Catucci, che è assessore al bilancio, alle attività produttive, all'agricoltura e al personale del comune di Palagiano. E allora, assessore, relativamente a queste deleghe assessorili, facciamo un po' sinteticamente il bilancio dell'attività di questo 2021. Sicuramente è un bilancio positivo. Noi ogni volta che incominciamo, perché il bilancio è una procedura, si parte sempre dagli ultimi 3-4 mesi dell'anno precedente per redigere, per organizzare, per fare in modo che le cose si sistemino in un certo modo relativamente al bilancio dell'anno successivo. Noi già siamo partiti un paio di mesi fa per la redazione del bilancio del 2022 e spero che sia un bilancio in cui si trovino le risorse necessarie e indispensabili da investire sul patrimonio, così come è successo per il bilancio del 2021. Noi ci vediamo praticamente ogni mese per fare un po' il resoconto, il punto della situazione relativamente a quelle che sono le attività amministrative, e come vedete dal 2017 ad oggi tante cose sono cambiate perché tante risorse sono state investite sul patrimonio comunale. Adesso, penso nei primi mesi del 2022, andremo a cantierizzare dei cantieri importanti relativamente al rifacimento di alcune strade rurali e alcune strade della cinta urbana. Quindi tante cose si stanno facendo, tante cose si sono fatte e spero che si continui sulla falsariga di ciò che è stato fatto nei 4 anni precedenti. Agricoltura, ma anche attività produttive. Ecco, quali sono state le direttrici di questo 2021 in quest'ambito? Sì, cercare innanzitutto di abbassare le tasse, quindi ridurre i tributi per quelle che sono le attività produttive. Naturalmente, quando vengono stanziate delle risorse dal governo centrale, prontamente facciamo in modo che vengano ridotti i tributi che devono pagare le attività produttive, perché le attività produttive sono lo scheletro, l'ossatura importante, principale. Questa microeconomia proprio. C'è questa microeconomia che purtroppo a causa del Covid è stata molto danneggiata, che ha visto delle riduzioni importanti di reddito. Noi dobbiamo fare in modo di dare gli strumenti alle partite IVA, alle attività produttive del nostro territorio per rinascere e per realizzare un reddito dignitoso. Ecco, un pensiero al personale. Ovviamente la macchina amministrativa non può prescindere dal personale. Sì, perché il personale è il
è quello che traduce in atti quelle che sono le nostre direttive politiche. Stanno per partire un paio di concorsi importanti come figura C1 amministrativo contabile e C1 amministrativo generico. Tanti concorsi sono stati banditi gli anni precedenti, da vigile a tempo determinato, vigile a tempo indeterminato, altri amministrativi contabili e D1 come istruttore direttivo. Quindi la cosa che possiamo fare e che dobbiamo fare è trovare le risorse in bilancio da investire sul personale, perché la macchina amministrativa funziona se c'è personale che rende esecutive le direttive dell'amministrazione. Un'analisi dell'attività amministrativa del Comune di Palagiano relativa al 2021 settore per settore. Siamo con Angela Liverano, che è appunto assessore ai servizi sociali e alla pubblica istruzione. E allora, parlando di servizi sociali, certamente avete dovuto fare fronte e ci siete riusciti con ottimi risultati alla emergenza pandemica, ma questo giusto per parlare di uno degli aspetti, come dire, più caldi di questa attività. Buongiorno a tutti, sì, questo è stato un anno abbastanza drammatico per tutta la comunità palagianese. Abbiamo dovuto fare fronte all'emergenza Covid, ci siamo riusciti grazie anche all'attività svolta dai nostri amministrativi, dall'assistente sociale, dagli educatori coinvolti all'interno, diciamo, del nostro ente. Abbiamo erogato quest'anno credo 150 mila euro per i buoni spesa, abbiamo dato dei contributi anche per il fitto, abbiamo inoltre stipulato una convenzione con il Banco Alimentare proprio perché le esigenze della popolazione erano tante. Abbiamo avuto la scuola chiusa fino ad aprile del 2021. Quindi parliamo di pubblica istruzione, l'altra sua delega. L'altra mia delega, abbiamo riaperto la scuola nel massimo del rispetto delle norme anti-Covid e siamo stati molto vicini alla popolazione. Prima di avviare la normale attività della scuola abbiamo portato avanti anche un'attività di screening offrendo alla popolazione tamponi gratuiti per il rientro a scuola. Grazie a questi tamponi abbiamo scoperto anche una serie di bambini che erano risultati positivi al Covid. Tutto questo ovviamente senza chiedere assolutamente nulla alla comunità da un punto di vista economico. È stato un anno importante, è stato un anno pesante e ci auguriamo che però pregno di soddisfazioni. Soddisfazioni sì, tante. Ci auguriamo che il 2022 sia affrontato da tutti noi in maniera diversa. La nostra spesa sociale nel corso di questi 4 anni di amministrazione è diminuita. Siamo riusciti a recuperare per ogni, diciamo, anno di amministrazione dal 2017 al 2021 all'incirca un 300-400 mila euro, Mimmo vi saprà dire meglio. Abbiamo investito questi Mimmo Catucci, che abbiamo già intervistato. Bilancio, sì. Abbiamo potuto investire questi soldini peraltro, perché io poi mi sono sempre detta che i bambini dovevano comunque continuare a rimanere all'interno delle proprie famiglie, quindi abbiamo deciso di costruire su ogni soggetto un progetto differente. E ci auguriamo ovviamente di continuare a farlo l'anno prossimo.